quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per i nostri buonissimi waffle. 20 grammi di burro che dovremo far fondere. Poi un cucchiaino di estratto di vaniglia, un cucchiaino di lievito per dolci. Lo vedete aperto perché io la stessa bustina riesco ad utilizzarla 3-4 volte. 150 g di farina, un uovo preferibilmente biologico, 20 g di zucchero e 170 g di latte. Vi do in grammi in modo che anche le bilance, quelle più basiche, possano misurare. Quindi 170 g di latte. Potete aggiungere il burro, sino a 10 g in più vengono comunque buonissimi. Per guarnire poi dello zucchero a velo o qualunque sciroppo, che sia crema di nocciole liquida oppure che siano degli sciroppi alternativi come di datteri o di agave, insomma scegliete quello che preferite. Io per esempio li adoro anche solo con lo zucchero a velo. Cominciamo subito. Per una questione di pigrizia barra comodità, io faccio tutto all'interno di un pentolino in modo da sporcare soltanto una cosa. Prendo il burro, voilà, e lo metto a fondere. Fuso il burro, aggiungiamo i 150 g di farina, metto un pizzichino di sale, non ve l'ho detto durante l'elencazione, ma nei dolci meglio metterlo sempre, un cucchiaino di lievito per dolci, l'equivalente di un cucchiaino di estratto di vaniglia, 20 g di zucchero, un uovo, 170 g di latte e mescoliamo il tutto. Quindi schiaccio per bene. Lavorate bene un paio di minuti fino a creare un composto così liscio e cremoso. Questo sarà sufficiente per 5 waffle o waffle, come lo dite voi? Waffle o waffle? Waffle! No! Ma che ne so, diciamo waffle, se no mio marito mi prende in giro. A me piace tanto dire waffle. Accendiamo la piastra per i waffle e andiamo a crearli. Ed eccoci, metto 1, 2... 3, spingo il composto un po', se necessita un altro pochino lo metto, così faccio otturare tutti i buchini da una parte e poi anche di qui. 1, 2, 3, voilà. E a questo punto chiudiamo e aspettiamo un 5 minutini. Vediamo a che punto sono i nostri waffle. Wow, stanno cuocendo proprio bene. Li tengo altri 2 secondi precisi. Eccoli qua, a me piacciono così, dorati, non troppo. 1, guardate la facilità anche con cui vengono fuori, e 2, voilà. A questo punto una bella e generosa spolverata di zucchero a velo e mettete sopra la copertura cremoso liquida che desiderate. Tu che desideri? Sciroppigno? Sì. Agave? Sì. O datteri? Tutte e due. Come tutte e due? 1 e 1? Vabbè, dai. No, vabbè, facciamone solo uno, dai. Agave. No, te lo posso fare perché non c'è problema. E datteri. Bello questo, molto più scenografico. E allora, preparate i vostri waffle e fatemi sapere se questa ricetta vi piace, perché molti mi avete scritto che avete comprato la piastra ma non siete riusciti a creare i waffle. Fatemi sapere
Sono sicura che vi soddisferà e vi sazierà per tutta la mattina. Buona colazione a tutti, vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo presto, sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!